che si celebrano i 50 anni del 68, ecco, volevo chiederti in che misura quella stagione ha influenzato il tuo lavoro e un'altra domanda, oggi qual è il tuo sentimento, cosa provi rispetto alle vicende giudiziarie della censura di questo film che ha incontrato il tuo film? Grazie. Grazie. Io nel 68 avevo credo 26 o 27 anni, quindi non ero, diciamo, nel fiume della protesta, della ribellione, ero un po' più grande e la vedevo un po' da di fuori. E ero molto... Mi piaceva vedere che quello che stava succedendo in Italia assomigliava a quello che succedeva in Francia. Accadeva, insomma, con la politica un pochino quello che era accaduto con la cinematografia, in cui noi avevamo guardato la Nouvelle Vague. Adesso i giovani guardavano la Nouvelle Vague politica, i giovani francesi. Io giravo questo film Partner, molto pochi di voi avranno visto, forse quasi nessuno, proprio nel maggio del 68, quando, e siccome il protagonista era Pierre Clémenti, che era francese, lui tutti i venerdì sera andava a Parigi, tornava domenica sera, e mi raccontava quello che era successo in tempo, però quello che aveva visto, c'erano queste scritte sui muri molto creative, molto anche belle a volte, l'immaginazione al potere, interdire, interdire, e poi Saint-Mécandebu, continuare con Manso, che furono molto poi adottate anche da noi. C'è stato un momento in cui, ecco, in quell'anno si pensava di poter cambiare il mondo. Era questa piccola ambizione. Cambieremo il mondo. Ripensando oggi a quel momento, ecco, quel momento in me, per esempio, ha liberato certe forze, mi ha permesso di andare da un cinema che io ho definito cinema di monologo, cinema di autoconfessione, verso un cinema più aperto a un pubblico, più dialogante con il pubblico. C'è una storia buffa che con il meraviglioso regista brasiliano Glauber Rocha avevamo chiamato i nostri film Miura, con i tori più difficili delle corride spagnole. I Miura sono proprio quei tori dove la leggenda è che non solo la spada del torero, ma anche la zanzara gli può entrare nel buco del sedere, talmente si chiamano i Miura. E dicevamo, i nostri film sono dei Miura, nessuno spettatore entra nel cinema, dove vengono proiettati. Ecco, andare oltre i Miura, buttare giù i Miura come fossero dei muri,